Immaginate di avere tre scatole, ognuna contenente un paio di scarpe. Una delle tre ha una scarpa con la piastra in fibra di carbonio. Se apro la prima scatola e trovo una scarpa con la piastra in carbonio, qual è la probabilità che nelle altre due ci sia una scarpa con la piastra in carbonio? Iniziamo con un po' di matematica semplice. Se in una delle tre scatole c'è già la piastra in fibra di carbonio, questa è ha una probabilità del 33%, ovviamente è chiaro qual è la probabilità delle altre, vero? Quindi se nella prima scatola c'è una piastra in fibra di carbonio, in queste altre due ovviamente non c'è. Apriamo la prima, chiaramente si tratta di una scarpa molto semplice. Effettivamente anche lei è la piastra in fibra di carbonio, quindi qualcosa ho sbagliato, però apriamo anche l'ultima. Che poi mi hanno insegnato per il teorema di Bayes che si può morire per un evento di probabilità nulla. Comunque apro questa scatola, sono sicuro che la piastra in carbonio non ce l'ha e come al solito ovviamente ho davvero ragione. La pieghiamo un attimo, sembra che ce l'abbia la piastra in carbonio, quindi potrei anch'io morire per un evento di probabilità nulla. Nei prossimi giorni vi racconterò di queste On Cloud Strike che mi piacciono tantissimo, in effetti le ho usate da qualche giorno. Vi chiedo scusa per l'indovinello un po' stupido, comunque queste scarpe, le Cloud Strike di On, sono migliorate rispetto al modello precedente, le Echo V3 che pesavano intorno ai 215 grammi, in questo caso sono diminuite di 10 grammi, è cambiato anche il drop che nel modello precedente era di 9 mm, quindi c'era nell'avampiede meno ciccia, in questo caso stiamo parlando sempre della stessa altezza del suolo, quindi di 39 mm nel tallone, mentre il drop è soltanto di 4, quindi l'appoggio sarà sicuramente più piacevole e soprattutto sappiate che è stato aumentato lo spazio nell'avampiede, sono leggermente meno filanti, però suggerisco lo stesso numero. È cambiata anche la tomaia che in questo caso è sicuramente leggermente più plasticosa, ma al tempo stesso se dovete correre con la pioggia, che spero ovviamente non ci sia, utilizzerete qualcosa di più piacevole e ovviamente più protettivo. È cambiata anche la linguetta dove secondo me il piede è sicuramente più avvolto e le stringhe erano già perfette, effettivamente è presente ancora come nel modello precedente del silicone in modo tale che non abbiate problemi di allacciatura. È arrivato tra l'altro il mio bellissimo coniglio. Un altro aspetto significativo è il fatto che è cambiata, ma questa cosa probabilmente la sapete già, la soletta che in questo caso è estraibile, al suo interno contiene una quantità infinita di gomma che consente un'ammortizzazione assolutamente ancora più piacevole. Un aspetto secondo me molto interessante è che la piastra è comunque a cucchiaio. Ovviamente in questo caso la presenza di questa soletta rende la scarpa leggermente più morbida rispetto al modello precedente, non si può toccare, ma la presenza importantissima di questa mescola Helion HF vi consente non soltanto una reattività eccezionale, ma anche una morbidezza pur correndo a ritmi super veloci. Un altro aspetto da considerare è che togliendo la soletta la piastra è davvero ben visibile, la potete toccare in maniera molto semplice. È anche cambiato il tallone che nel modello precedente, soprattutto nella seconda parte di gara, poteva crearvi dei problemi, ma questo ovviamente dipende dal vostro tallone, mentre in questo caso la conchiglia è assolutamente inesistente. La scarpa però è molto stabile grazie al fatto che la base non è ampissima, ma al tempo stesso la mescola è davvero comoda e confortevole e adatta al podista amatore evoluto, e quindi queste cose da tenere in considerazione. Nei primi test non mi sembra che la soletta comunque si tolga facilmente, e però in questo caso è davvero sorprendente che si possa vedere la piastra in fibra di carbonio in maniera così evidente. Da notare che il tallone è leggermente più ampio anch'esso rispetto al modello precedente, la presenza di un piccolo salottino garantisce comunque un'aderenza abbastanza buona, come ho già detto, nonostante il fatto che la conchiglia sia leggermente più morbida rispetto a quella del modello precedente, che invece era forse un po' più stabile. Da notare che il tessuto interno è zigrinato per garantire appunto un'aderenza alla calza, che effettivamente potrebbe essere utile soprattutto nei cambi di direzione. Esiste poi una struttura segmentata che attraversa tutta la superficie nella parte centrale per garantire ulteriore stabilità, e poi infine uno spazio più importante nel tallone dove nel caso in cui appoggiaste di tallone avreste una migliore stabilità.
Queste scarpe ovviamente sono adatte al podista amatore super evoluto che cercasse effettivamente di raggiungere il proprio personal best, non soltanto per la maratona ma anche per distanze più corte. È migliorata di fatto l'economia di corsa proprio per la presenza più importante di gomma sia nell'avampiede sia nel tallone. Nel modello precedente si potevano avere dei problemi nella seconda parte della gara, soprattutto se non eravate allenati al massimo, mentre con questo probabilmente si riesce a portare la maratona a termine anche in un momento di crisi. Sono curioso perché comunque nel tallone, nel modello precedente, c'era un'usura che si verificava soprattutto nella seconda parte della gara. Quando la corsa era un po' più faticosa ho dovuto strisciare i piedi, cosa che invece non succederà secondo me nel modello Strike che utilizzerò a Chicago nei prossimi giorni. Farò la recensione completa. Una delle due scarpe mi è stata fornita da On per effettuare la recensione e per correre a Chicago, l'altra invece l'ho presa io. Voi nel frattempo Stay Strong, Keep Running. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che gira intorno a questa scarpa che secondo me ha il suo perché. Ciao, alla prossima.